Ciao a tutti draghi, sono Eterion e vi do il benvenuto in questo nuovo video di cucina, questa volta dove andrò a preparare il mio terzo piatto preferito, il sushi. Scrivete nei commenti quale secondo voi è il mio primo e il mio secondo piatto preferito. Spoiler, uno dei due è la pizza. Dovete capire dove sta nel primo e nel secondo posto. Detto questo, iscrivetevi se non l'aveste ancora fatto e lasciate un mi piace al video. Se voleste poi condividerlo anche con i vostri amici e parenti, so che vostra zia di 62 anni vuole assolutamente preparare questa ricetta di sushi. Non so bene cosa sto dicendo, però voglio andare avanti così, insomma, faccio minutaggio e pubblicità e forse prendo 3 centesimi da questo video. A dispetto di quello che può sembrare, il sushi in realtà è un alimento molto semplice da preparare. Ci vogliono giusto un paio di accortezze e poi pazienza, tanta tanta pazienza. Ma una volta che avete tutti gli ingredienti è veramente veramente semplice. C'è pochissimo da cucinare ed è tutto assemblaggio. Andiamo a vedere gli ingredienti. Ovviamente non siamo in Giappone e io non sono uno chef di sushi, quindi andremo a fare la versione più italiana, se vogliamo, di giapponese. Questo è per voi che fate la carbonara in altri paesi e credete che sia quella originale. No, non lo è. Questo non è probabilmente il sushi giapponese, ma insomma, ci andiamo molto vicino. Utilizzeremo un cuociriso per preparare il nostro riso, fa tutto quanto lui. Metteremo 450 grammi di riso, siamo in tre a mangiare e questo insomma scende da solo, no? Un rotolino tira l'altro, per così dire, un roll tira l'altro. Ma non aveste voi un cuociriso, perché effettivamente non è un aggeggio che tutti quanti hanno a casa, potete tranquillamente usare una pentola dal fondo possibilmente più spesso e coprire con tutto quanto il riso con un dito di acqua in più rispetto al riso. Coperchio su, fuoco alto finché non bolle. Dal momento in cui bolle, tenetelo a fuoco medio-basso per altri 12-14 minuti, in base comunque al tempo di cottura del riso. Non aprite mai il coperchio, altrimenti avete perso tutto quanto, non viene quella consistenza che deve avere il riso per il sushi. Poi abbiamo del salmone e del tonno abbattuti, mi raccomando, io questi li ho comprati al supermercato Il Gigante, non ci paga per fare questo video, però lo dico perché so che hanno il salmone e il tonno abbattuto, quindi siccome non è facile trovarlo, magari ecco, se siete vicino a un punto vendita del Gigante lo trovate. Mi raccomando, abbattuto, perché vi fa male, finite in ospedale non è il caso. Credo, ma non ne sono sicuro, andate a cercare meglio, che comprare comunque del pesce fresco e poi surgelarlo per 3-4 giorni dovrebbe andare bene comunque. Non ne sono certo, quindi prendete quello che vi dico con le pinze. Abbiamo poi dell'alga nori, con cui poi andremo a fare ovviamente i nostri roll, della Philadelphia. Questo è il motivo principale per cui non è il sushi giapponese. L'avocado, ne basterà uno in realtà di questi. Per decorare ho preso dei semini di sesamo e poi della salsa di soia, questa è con poco sale, ma comunque tantissimo, per condire il nostro sushi. Ci occorreranno poi come strumenti un paio di bacinelle, una dove lavare il riso ripetutamente. Ovviamente ci servirà anche un mestolo in legno, mi raccomando, poi per la parte in cui prenderemo il riso una volta cotto per andarlo a stendere, quindi mi raccomando in legno. Una pezzuola poi da inumidire per coprire il riso una volta che sarà cotto, per lasciarlo a temperatura. Aceto di riso. Io qui sono quello di mele, mi trovo bene con entrambi, fate voi, quindi scegliete quale preferite. Della pellicola trasparente da utilizzare insieme a questo piccolissimo strumento, vedete, l'ho comprato apposta questo qua, per fare il riso. Serve la pellicola a coprire tutto quanto questo arnese in modo che poi il riso non resti attaccato ai vari punti. E lo utilizzeremo per andare a creare
i nostri roll e poi un paio di taglieri, ecco. Tutto qua. Sembra tantissima roba, ma in realtà il difficile di tutto questo è la cottura del riso, reperire l'alga nori, ma io l'ho comprata su Amazon, Amazon non mi paga, ma Amazon pagami, e il salmone o il tonno, quello che preferite, mi raccomando, abbattuti. Una volta fatto questo, passiamo alla ricetta. Primissima cosa da fare è lavare il riso. Il riso così com'è non può essere cotto, perché altrimenti è un problema. Acqua fredda e andiamo a lavare il riso con dei movimenti molto delicati per evitare di far danno, mettiamola così. E già da adesso possiamo vedere che sta rilasciando dell'acquetta sporca. Quindi noi l'andiamo a togliere piano piano per non buttare tutto il riso fuori. Aggiungiamo altra acqua e lo andiamo nuovamente a lavare, questo finché l'acqua non diventa parzialmente limpida. Sarebbe preferibile utilizzare un colino, però non ho tutti quanti questi strumenti in cucina e onestamente mi pesa anche il culo. Quindi qua c'è il nostro riso lavato, lo andiamo a mettere nel cuociriso. Mi raccomando, seguite le indicazioni del vostro cuociriso e non mettete il riso che vi pare piace, l'acqua che vi pare piace, ci sono delle tacchette per sapere quanto metterne. Lo accendiamo e lo mettiamo in cook, così cucina. Una volta che termina la cottura lo lasceremo ancora all'interno del cuociriso per altri 15-20 minuti. Dopodiché andiamo a comporre il nostro sushi. Quasi dimenticavo una fase fondamentale della ricetta. Mentre il riso cuoce nel cuociriso o nella pentola, dobbiamo riscaldare il nostro aceto di riso o di mele con sale e zucchero, perché deve poi raffreddarsi. Deve essere freddo quando poi lo aggiungeremo al riso. Se non è freddo, saprà troppo il riso di questo aceto, che non mi fa proprio impazzire come gusto, ecco. L'ho scoperto facendo varie prove e purtroppo alcune volte era veramente, sapeva solo di aceto, quindi non è bellissimo. Quanto mettere, quanto aceto mettere, quanto sale, quanto zucchero? La ricetta che seguo io diceva di metterne circa 100 ml ogni 200 grammi di riso, con 30 grammi di zucchero e un cucchiaino di sale. Metteremo un cucchiaino e mezzo di sale e 45 grammi di zucchero. Lo so che sembrano un po' alla cavolo queste quantità, e un pochettino lo sono effettivamente, però ho fatto varie prove e mi trovo meglio in questo modo. Io utilizzerò l'aceto di mele perché è quello che ho a casa, ok? Vabbè, lo buttiamo tutto, sono 200 grammi, più o meno, ovviamente. Dovevano essere, secondo i miei calcoli, 350, ma non ne abbiamo altro, quindi ci accontenteremo, ok? Un cucchiaino e mezzo di sale. Ok, sono tipo 5 grammi, mettiamo un altro pochino magari. E sarebbero 30 grammi di zucchero, però era 30 grammi per 100 ml, questi qui sono 200 ml, 40, perfetto. Adesso lo andiamo a riscaldare e continuiamo a girare questo composto finché non resta soltanto l'aceto, finché non assorbe completamente sia il sale che lo zucchero. Lo mettiamo da parte e poi continuiamo con la ricetta come normale che sia. Il riso per il sushi è pronto, adesso lo andremo a mettere su un'altra scodella. Ne aveste voi una in legno, tanto meglio, purtroppo non dispongo di un'altra scodella, quindi lo dovremo mettere qua dentro. E usiamo le presine perché brucia tantissimo. La consistenza è quella giusta, per fortuna. Andiamo a filo a mettere il nostro aceto, che ormai si è raffreddato, ok? A filo in questo modo. E giriamo. C'era, mi sembra, un metodo, non bisognava proprio girare e girare, ma adesso non lo ricordo, quindi bene pazienza. Terminato
questo procedimento dovremmo abbassare lievemente la temperatura del riso, perché dovrebbe diventare caldo quanto la temperatura corporea all'incirca, e però non ho nemmeno un termometro, quindi non ho idea. Lo andiamo comunque, per abbassare la sua temperatura, a... non posso usare veramente questa, ok? Ci vorrebbe un ventaglio, non un ventaglio per adesso. Soffiamo, insomma, con uno strofinaccio per abbassare lievemente la temperatura del riso. Fatto questo, lo andremo a coprire sempre con questo canovaccio. È un canovaccio, giusto? Che prima lo andiamo a inumidire leggermente con dell'acqua e poi andiamo a coprire il riso per non farlo poi troppo raffreddare. Lo lasciamo da parte mentre prepariamo tutto il resto, che dobbiamo, beh, essenzialmente tagliarlo, non c'è molto da fare, e prepariamo il nostro strumento per andare a preparare i nostri roll, perché non faremo chiaramente dei nigiri, che sarebbero quel sushi con sotto il riso e sopra il pesce. Ogni volta che ci provo a farlo non mi riesce, quindi non lo faremo adesso, perché deve essere un video buono il riso, deve essere un video funzionante, non deve essere fallimentare. Arrotolarlo come si deve, molto semplice. Passiamo al taglio dell'avocado e del salmone e del tonno. Come si taglia l'avocado? È semplicissimo, ormai penso che lo abbiate visto, credo, ovunque come si effettua il taglio dell'avocado. Cerco un altro coltello un attimo. Lo andiamo ad incidere da una parte e lo giriamo tutto. Voilà, è un pochino troppo fatto questo, non dovrebbe essere di questo colore. Diciamo che questo colore qua è perfetto, questo un po' meno, però ho solo questo, quindi lo vado a scremare un pochino. Il bello è che l'ho comprato anche oggi, che sfiga. Via il semino e con un cucchiaio andiamo piano piano, ecco qua, passiamo dalla buccia e facciamo tutto il contorno. Eccolo qua. Non è bellissimo questo avocado, peccato perché l'ho comprato oggi, non è nemmeno a dire era sfatto, è rimasto troppo tempo fuori dal frigo, no, l'ho proprio comprato stamattina. Vabbè, andiamo a tagliare a listarelle dentro com'è, pensavo peggio, meno male. Altro tagliere, tanto non li lavo io, e andiamo ad aprire il nostro salmoncino. E qua c'è il tonno, che bello che è questo tonno, veramente stupendo. Come li andiamo a tagliare? Non ne ho idea, non sono uno chef di sushi, ma magari li tagliamo così, ok? Poi proviamo a fare delle listarelle in questo modo, tanto va sempre dentro il roll, non va sopra il riso, quindi anche se tagliato maluccio, diciamo che ce ne freghiamo, ok? Una volta tagliato tutto a più o meno perfezione, non è vero, ma facciamo finta di sì, ci prepariamo un angolino dove andare a lavorare. Ci serve magari, ecco, una tovaglietta dove preparare il tutto con il nostro formaggio spalmabile, un coltello magari per muoverlo. Questo non ci serve, questo ci può servire dopo. Ci servono ovviamente le nostre alghe nori, ci dovrebbe essere l'apertura intelligente, eccola qui.
le ha un po' rotte, grazie mille, apertura intelligente. Perché non taglio tutto con il coltello, con la forbice? Molto più facile così. Adesso passiamo alla parte più divertente, se vogliamo, del realizzare questo piatto orientale un po' meno orientale di quello che dovrebbe essere. Preparatevi una ciotolina di acqua per bagnare le dita in modo tale che non vi si attacchi il riso alle mani e prepariamo il nostro canovaccio. Non è un canovaccio questo, Marco, il nostro attrezzo per andare a fare i roll sopra una foglia di alga. Prendiamo il riso e piano piano lo andiamo a spalmare sulla nostra alga. Mi raccomando, deve essere abbastanza sottile, altrimenti commettete l'errore che ho commesso io un paio di volte fa, che facevo il sushi ed è venuto alto troppo, letteralmente troppo. Non ricordo adesso i centimetri esatti, ma era veramente, veramente troppo. Lasciate sempre quanto più chiuso possibile il canovaccio per evitare, stavolta era la parola giusta, canovaccio, per evitare appunto che si raffreddi troppo il riso. Più o meno ci siamo, meno più che più, ma non importa. Lasciate anche un angolino in alto, ok? Lasciate anche un piccolo strato per poi la chiusura finale e andiamo a comporre il nostro primo roll. Prendiamo il salmone, mettetene tanto, se ne avete comprato tanto, perché dobbiamo consumarlo in qualche modo, tutto sto salmone. Ecco qua. Mettiamo l'avocado, un bello strapino di avocado, e infine con il coltello andiamo a prendere il formaggio spalmabile e piano piano lo andiamo ad adagiare. Sarebbe da spalmare, ma io non ci riesco mai, cioè il formaggio spalmabile sì, ma non riesco mai sul sushi, quindi lo vado semplicemente ad appoggiare. Voi se riuscite spalmatelo, converrebbe probabilmente. Ok, ecco fatto. E adesso tecnica di chiusura del villaggio della foglia, è molto semplice in realtà. Prendiamo l'estremità, vedete? Nel nostro strumento crea roll, prendiamo anche l'alga, ok, e velocemente facciamo questo movimento qua e chiudiamo, giriamo, ok, con le dita pressiamo in fondo qui per chiudere, solleviamo e giriamo nuovamente, di nuovo pressiamo verso il basso, apriamo, rigiriamo nuovamente e pressiamo ancora. Voilà! Qui c'è un piccolo stratino che magari, dando un po' di acqua alla fine all'alga, lo andiamo a chiudere completamente. E questo è il nostro primo roll. Sarà sfocatissimo, ma questo è il nostro primo roll completato. Adesso dovremo appoggiarlo da qualche parte. Lo andrò a mettere qui. Da parte. Facciamone un altro. Nuovamente il riso, lo appiattiamo, lo spostiamo. Si potrebbe fare anche con le dita, ma bisogna appunto inzupparle spesso e volentieri nell'acqua per evitare di fare un macello, di incollare il riso a tutto il vostro corpo. Io preferisco evitare. Stessa cosa, quindi fate gli angolini belli pieni, gli angolini pieni no, però insomma fate un bello strato senza esagerare, altrimenti viene troppo grande. E andiamo questa volta con il tonno. Col tonno, c'era una canzone, non ricordo che canzone fosse, ma esaltava il tonno. Non credo fosse questo tonno, però insomma. Abbondante, abbondante, cosa che è troppo grande. Vedo malissimo questo tonno stavolta. Avocado come prima. Stessa cosa. Un, due, tre. Chiudiamo. Di nuovo. Apro. Chiudo. E riapro. E il secondo è pronto.
Ne facciamo uno al contrario, ne facciamo uno con il riso fuori stavolta. Quindi mettiamo il riso ovunque qui, magari sto sbagliando, sicuramente sto sbagliando. Mi sta incollando il riso ovunque e ho finito la carta assorbente. Una volta fatto questo, bisogna fare una cosa molto pericolosa, ok? Se non siete maestri della realizzazione del sushi, vi invito a fare molta attenzione, perché questo è veramente, veramente rischioso. Prendiamo l'alga, la solleviamo e la giriamo così. Semplicissimo, no? Salmone. Lasciamo un angolino vuoto qui per poterlo girare meglio. Avocado e nuovamente Philadelphia. Adesso, esattamente, intanto mangio il riso che cade. Esattamente come prima, lo andiamo a girare nello stesso modo, ok? Quindi sempre velocemente, uno, e premiamolo verso la fine, due, e premiamo verso la fine, apriamo e richiudiamo per l'ultima volta. Guardate che bello è! Ecco, ho commesso un piccolo errore perché non c'è abbastanza riso, vedete nella parte finale si vede che c'è una piccola lineetta, si potrebbe continuare a mettere riso adesso, ma non lo faremo per non fare errori, per non fare mappazzoni. Io non so fare altre tipologie di sushi. C'è chi fa i nigiri, c'è chi fa... Beh, il sashimi è facilissimo, basta metterlo così com'è e via. Quindi facciamo un bel time warp, andiamo nel futuro e vi faccio vedere una volta che abbiamo terminato tutto quanto il riso a nostra disposizione, altrimenti questo video non finirà mai più. Questi sono i roll completati fino adesso, è rimasto ancora un po' di pesce, quindi quello che volevo provare a fare era una cosa di questo tipo. Potrebbe anche non riuscire, venire una cosa orribile, ma la proviamo lo stesso, perché la cucina è tecnicamente anche sperimentazione, almeno io così mi vanto di dire in giro ogni tanto. Lo mettiamo così, il pesce rimanente, e lo andiamo a chiudere un'ultima volta come se fosse un mega roll, così da magari farlo stare fermo. L'idea è quella, magari, ok, e poi lo andiamo a tagliare, ma lo dovremmo tagliare in teoria sul taglier. Ho provato di fare una cagata pazzesca, ok, questo era ovvio che sarebbe venuto male, ma noi lo amiamo lo stesso e ce lo mangeremo comunque. Nessuno viene rimasto, deve venire lasciato indietro. Già questo dovrebbe venire meglio. Negativo. Non lo so. Non mi sta convincendo questo taglio, forse il coltello. Sì, almeno lo sto tagliando anche in diagonale, perché effettivamente le ho messe in diagonale se fette, quindi pare male. E ultima. Vabbè, come l'altro purtroppo, i due angolini escono un po' maluccio. Adesso anche qua, time lapse, taglio tutte quante questi roll, ci vediamo fra un'ora perché sono tantissimi, arrivo. E questo è il risultato finale. Su quelli dove c'era il riso fuori ho messo anche il sesamo, non è obbligatorio chiaramente, ma era giusto per renderli più carini. E adesso direi di passare all'assaggio, così da... Tanto lo sapete come funziona su YouTube, sui social, no? Anche se dovessero essere brutti, non saranno brutti, ma dovessero essere brutti, direi comunque che sono il sushi più buono che abbia mai mangiato in vita mia. Però, così, per dire, non fidatevi tanto degli altri. Di me sì, io sono... La memory card era piena, quindi facciamo sto benedetto assaggio che c'ho fame. È anche meglio questa qua, la salsa. Non lo so. Buono, non è che c'è... Non c'è da dubitarne. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, iscrivetevi, lasciate un mi piace e condividete questo video con chi vi pare e piace. Io sono Eterion, spero di rivedervi alla prossima. Vado a mangiare che c'ho fame. Ciao draghi.